Presto a Novi Ligure si tornerà a votare e tra gli aspiranti sindaci c'è anche Marco Barbagelata, conosciuto in città per numerose iniziative, come quella che ha riguardato la valorizzazione del parco del castello di Novi. Barbagelata ha presentato la propria lista alla ex caserma Giorgi, Novi ti voglio bene, insieme ad Azione e Italia Viva, cercando di unire destra e sinistra per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Novi è in un momento particolare, un momento difficile, non è morta. È in sala di rianimazione e noi abbiamo intenzione di portare un cuore nuovo. Noi siamo una formazione che ha un carattere cittadino, non ha un carattere politico. Io sono una persona di idee perché vengo dal mondo del marketing e sono una persona del volontariato perché sono stato presidente della Proloco fino a ieri, ho voluto dare le dimissioni per lasciare libera l'associazione da non essere collegata alla cosa. Abbiamo una serie di punti molto significativi che vanno gestiti secondo un progetto molto ampio, un progetto ampio che comprenda tutta la città. Io, essendo un uomo di marketing, so che mi pongo un obiettivo e lo voglio raggiungere. Le vicende degli ultimi anni, che hanno visto la caduta della Giunta Cabella con il commissariamento del comune, hanno scottato particolarmente i novesi, che ora si trovano ad affrontare una nuova e difficile scelta, dalla quale dipendono le sorti della città, in crisi ormai da alcuni anni e che ha visto un degrado sempre maggiore, per il quale le risposte sono state poche. Barbagelata si dichiara pronto a fare tutto il possibile perché finalmente arrivino le soluzioni tanto attese dai cittadini.